Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti voglio parlare di VMC, ovvero ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Andremo a vedere che cos'è, a che cosa serve, perché è importante e a quale cosa devi prestare attenzione prima dell'acquisto. Partiamo subito dal dire che cos'è. È un macchinario che viene installato all'interno delle abitazioni che non fa altro che scambiare l'aria interna con quella esterna. Attraverso questa operazione, prendendo l'aria interna e mandandola di fuori, attraversa l'aria questo scambiatore di calore che ne trattiene il calore che tu hai precedentemente pagato e poi quando prende l'aria di fuori e l'aria di fuori ritorna dentro la fa passare all'interno di questo scambiatore che gli va a ridonare quel calore in una percentuale che è quella dell'efficienza. Ad esempio, se hai l'efficienza di un 90%, che è molto molto buona, ti restituirà il 90% della temperatura. Se erano 20 gradi, ad esempio 18 gradi. Durante questa operazione nel macchinario sono anche dei filtri, quindi l'aria viene filtrata e viene messa all'interno dell'abitazione un'aria più pulita. Questa, in un minuto forse vero, è quello che è la VMC, che poi può essere puntuale o centralizzata, ma questo lo vedremo in un altro video. E perché viene utilizzata la VMC? Spesso viene utilizzata per un discorso di evitare la muffa, l'umidità, la condensa, ma in realtà questo macchinario ottiene questo risultato come effetto collaterale. Perché se io volessi veramente togliere l'umidità all'interno dell'aria, dovrei prendere un deumidificatore. Quello è un macchinario che fa proprio quella funzione lì, con costi però molto più elevati in termini energetici, perché un deumidificatore consuma molta corrente. La VMC invece consuma molto poco, perché le ventoline che utilizza per scambiare l'aria sono tipo le ventoline che sono dentro il computer per raffreddare, delle ventoline veramente che consumano pochi watt e non fanno rumore, cioè quindi è anche una macchina molto molto confortevole. Quindi dicevamo, l'effetto collaterale da cosa è dovuto? È dovuto che solitamente queste macchinari vengono utilizzate in inverno, quindi io dentro casa ho una temperatura che è più alta di quella esterna, magari se dentro 20 gradi di fuori ne ho 10, 5 o 0, e l'aria è un contenitore che cambia dimensioni in funzione della temperatura. Dentro, avendo temperatura più alta, avrò un contenitore più alto, quindi relativamente ho sempre più umidità rispetto fuori, tranne che non ho una giornata con una nebbia incredibile. Avendo un'umidità sempre relativamente più alta, quando io prendo l'aria di fuori con un'umidità relativa più bassa, la porto dentro, gli alzo la temperatura, dentro un contenitore che diventa più grande, quell'umidità è relativamente più piccola. Quindi, come conseguenza, mi si abbasserà il tasso dell'umidità. Però una delle funzioni, secondo me, più importanti della ventilazione meccanica controllata è il fatto della purificazione dell'aria, perché ottengo un'aria molto più pulita da respirare. Non so se sapevi, ma l'aria all'interno della casa è sempre più sporca di quella esterna, perché è quella fuori che è sporca, più tutte le reazioni chimiche che avvengono all'interno di una casa, che sono il cucinare, sono il dare lo straccio, sono fare tante cose praticamente. Questa la va a pulire, quindi io quelle 7, 8, 10 ore, o anche se sono di più ancora meglio, che riesco a vivere all'interno della casa, vivrò con un'aria più pulita. Poi c'è un'altra cosa importante, la qualità dell'aria, quindi avrò un'aria più ricca di ossigeno, perché è un'aria che viene ricambiata continuamente, con dei tassi di CO2 controllati. Questo mi consentirà di vivere in modo più efficiente, perché il nostro organismo diventa molto efficiente quando ha molto ossigeno. Quando si alza troppo il tasso di CO2 iniziano a venire le sonnolenze, i mal di testa, fino ad arrivare a delle situazioni anche un pochettino più gravi. Quindi, perché è importante? È importante per controllare la temperatura dell'aria, per non sprecare il calore che è all'interno dell'aria, quindi recuperare quella temperatura che io ho pagato e che andrei a sprecare se apro le finestre. È importante per avere dell'aria pulita dentro casa e come effetto collaterale avrò il beneficio di allontanare il rischio di muffa e condensa all'interno di un'abitazione, che in un'abitazione nuova attenuta, se non si aprono le finestre, diciamo che più che elevato è quasi scontato, cioè ti viene per forza il problema di umidità e di condensa. Quali sono le cose importanti da guardare in un impianto di ventilazione meccanica controllata? Io consiglio le cose più importanti, che sono una macchina che si gestisce automaticamente, quindi che abbia dei sensori, almeno un sensore igrometrico o anche un sensore di CO2. Il minimo è igrometrico, perché altrimenti se non ha un sensore igrometrico io dovrei stare io con un igrometro, vedere la percentuale di umidità che ho all'interno della casa e le varie stanze e andare a alzare o abbassare la velocità delle ventole che sono all'interno di questa macchina. Le macchine più evolute hanno questi sensori, quindi assicurati che abbia almeno uno o due di questi sensori.
Poi, parlando di costi, una macchina ad esempio puntuale si parte dal migliaio di euro, una macchina centralizzata invece si parla di 5, 6, 7, 8 mila euro di partenza, perché la macchina è molto più costosa e poi ci verranno di conseguenza tutti i lavori di canalizzazione nel soffitto, perché la macchina essendo unica dovrò andarla a mettere nelle varie stanze. Viceversa, la puntuale costa meno, magari 1000, 1200, 1500 a seconda dei modelli, però dovrei andare a mettere una in ogni stanza dove mi serve. Le stanze, quelle più importanti dove installare questo sistema, sono le camere da letto, perché ci passiamo più tempo, soggiorno per lo stesso motivo, perché anche lì ci passiamo molto tempo, terzo classificato cucina, anche se uno pensa che è il più importante, ma in realtà in cucina abbiamo una cappa che, se fatta bene, scarica all'esterno, quindi mi farà un'estrazione di aria importante, oppure se quando ho odore troppo forte così in cucina comunque apro le finestre, perché non ci sarà ventilazione meccanica che tenga. Con questo è tutto per la ventilazione, ciao e al prossimo video!